Intro sempre più corti, sempre più corti. Andrò molto velocemente. Poi tanto me la riascolto tutte le volte che ci voglio. Però questi accordi come inizio video non mi sembrano male, no? Non mi sembrano niente male. Allora, dai che vado subito, quasi subito, immediatamente al cuore del video. Stasera vi parlerò di una cosa che per me riveste una bella importanza. Vi parlerò della durezza e della morbidezza. La durezza e la morbidezza. Allora, adesso è venuto in auge il termine lavorare su di sé, no? Sui canali di, come dire, di miglioramento personale, lavorare su di sé. Sapete dove l'ho sentito per la prima volta questo termine? La scuola di Gurdjieff. Nella scuola di Gurdjieff, di cui non ho ancora parlato, ho fatto qualche accenno che vagamente conosco perché ho letto qualche libro, conosco delle persone che l'hanno frequentata e qualcuno è anche morta, tra l'altro. Si parla di lavorare su di sé, però non sarà un video sulla scuola di Gurdjieff. Gurdjieff è un personaggio vissuto nella prima metà del Novecento, mi pare. Adesso magari lo colloco male, no? Ma credo di non sbagliarmi. Forse fine 1800, inizio 1900. Raccontava delle cose, magari farò degli altri video, qualcosa posso dire. Adesso vi racconto alcune cose che mi riguardano. Allora, chi mi segue sa che io ho un background di artista marziale. Adesso vi parlerò di una cosa personale. Io ho iniziato a fare karate negli anni 80. Primo anno, vabbè, guardatevi il mio karate, ho fatto 3 video mi pare, poi devo organizzarli ancora. Io ho avuto un maestro, uno dei primo maestro, perché il primissimo era un istruttore, no? Dario Marchini. Provate a cercare chi è Dario Marchini. Basta che mettete Dario Marchini, viene fuori chi è Dario Marchini. Dario Marchini è stato il mio primo, secondo, perché anche Beppe io l'ho considerato un maestro. Era un istruttore, ma era un maestro. Allora, Dario Marchini in quegli anni lì era ancora un agonista, era un trentenne. Io ne avevo, mi sembra che lui sia del 57, quindi ha 12 anni più di me. E io l'ho seguito per 3 anni, più o meno, fino a che non sono diventato primo Q, cioè il grado prima di cintura marrone, e vabbè. Oh ragazzi, adesso premetto che quello che sto per dire è la mia opinione personale, io non sto qua a criticare nessuno, è come io l'ho vissuto. Era un maestro durissimo, ma molto duro, durissimo. E poi vi racconterò un aneddoto, almeno uno. Nei video che ho fatto sul mio karate ho raccontato di come l'ho vissuto. Io mi ricordo che c'è stato un giorno che è arrivata una, perché questa è una scuola di primissimo livello, quella che io ho fatto, no? Cioè uno iniziava in una palestra, poi sentiva che c'erano certi maestri, quindi venivano lì. Questa ragazza è arrivata, era
dico ragazza, era, io mi ricordo, io ero probabilmente un 17enne, avevo già fatto, era già un paio di anni che andavo lì. E questa signora, questa ragazza, è arrivata primo dan e ha fatto lezione con noi. Noi, io ero ancora un colorato, no? Prima di primo dan. E si è iscritto e tutto, probabilmente anche pagato. E c'è stato un momento in cui, insomma, non ce la faceva, no? Perché le lezioni erano veramente molto dure, molto dure, molto, molto dure. Ma non perché ti prendessero a schiaffi, come ho già detto nei miei precedenti video, è perché dovevi fare il kata. Poi non ti mollava quello, eh? Dario non ti mollava, cioè era lì che ti guardava. Ti scandagliava appena alzavi la posizione, veniva lì, piga, forte, forte, stai facendo piano, stai facendo piano. Cioè, era durissima, molto dura, credetemi, molto dura. Una roba che al giorno d'oggi lo denuncierebbero il giorno dopo. E questa ragazza, che era primo dan, a un certo punto ha detto: non ce la faccio, no? Io l'ho raccontato nei miei video, non ce la faccio. E lui gli ha detto la stessa cosa che ha detto a me. Ah, anzi, gli ha detto una cosa in più. Gli ha detto: tu sei un primo dan. Un primo dan non si può permettere di arrendersi. Non esiste. Morale della favola. Ha detto esattamente le stesse cose che ha detto a me. Se ne vuoi uscire, esci, però non tornare. E questa probabilmente aveva anche già pagato. Aveva già pagato. Allora, morale della favola, io non l'ho più vista. Non l'ho più vista. Questa è la durezza all'ennesima potenza. Selezione di allievi. Però sapete che c'è. Non va bene. Non va bene. Io ammiro il maestro Marchini, lo ammiro tuttora. C'è un bellissimo canale dove mette le sue cose. È l'efficacia dell'arte, mi pare che si chiami, no? L'efficacia dell'arte. Guardate chi cacchio è questo qua, è del 57 e vedete che cazzo fa, 65 anni più o meno, però it's not ok, non va bene. Ma questo l'ho imparato dopo, molto dopo, molto dopo l'ho imparato. Cioè, poi l'ho appreso col... Io poi sono andato col maestro, era il maestro di Dario, che però è forse un po' troppo morbido, no? Forse, 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 morbido. Forse. È morbido un cazzo, perché ogni tanto mi ricordo 25 anni fa, insomma, ogni tanto c'era qualche lezione che era bella, però il maestro Marchini non ti lasciava tregua. Era lì, se non facevi come diceva lui, eri fuori. Fuori eri. Perché vi racconto tutto ciò? Non voglio, come sempre, io non voglio fare video troppo lunghi. Si parla del lavoro su di sé. Allora, il lavoro su di sé comporta un certo tipo di durezza verso noi stessi. Un certo tipo di durezza. Eh sì, però troppo è troppo. Troppo è troppo. E devi dare la possibilità. Devi dare la possibilità all'allievo. Allora, io ho un'esperienza di insegnamento di 2 anni, ho insegnato karate, anche se non c'era nessuna federazione che mi dava nessun titolo. Io, quando avevo i miei allievi davanti, li portavo sempre, li tendevo al limite, il loro limite. Però non andavo oltre, non andavo oltre. Perché? Perché tira, tira, il filo si spezza, eh? Il filo si spezza.
devi sempre dare la possibilità all'allievo di andare oltre se stesso, però non lo puoi, che cazzo, non puoi tirare troppo. E allora adesso mi viene in mente una cosa, ve la ricordate la storia, magari qualcuno la conosce, del Buddha, il principe Siddhartha? A un certo punto si fa, com'è che si dice, asceta, no? Si mette con gli asceti, sta lì a meditare e poi a un certo punto è lì e poi a un certo punto con una grandissima durezza verso se stesso, no? Perché lui deve raggiungere l'illuminazione. Però a un certo punto, mentre lì che sta meditando, che tutto è messo male, no? Perché vuole, sente un barcaiolo che parla, no? E parla col suo accolito, il suo discepolo, non lo so, il dipendente, ecco, diciamo così. E gli dice, parlando di qualcosa della barca, no? Dice, la corda non deve essere troppo lenta, ma neanche troppo tirata. La via del giusto mezzo. La via del giusto mezzo. Allora, il lavoro su di sé comporta un certo grado di durezza nei confronti di noi stessi, degli altri. Vediamo poi se uno è un sedicente maestro, deve essere un po', deve tirare un po', no? Deve tirare un po', perché se no siamo lì, siamo dei maiali addormentati o delle marionette fracassone. Qua cito me stesso nei miei diari. Devi tirare un po', però non troppo, non troppo. Infatti poi, dopo che sente questo, il principe Siddhartha comincia a mangiare, c'è una giovane donna che lo aiuta, gli dà da mangiare e probabilmente gli dà anche qualcos'altro. E perché no? Fa parte della vita questo, no? Fa parte della vita. Anche quello fa parte della vita. Perché devi abnegarti alla morte, no? Non serve un cazzo. Non serve un cazzo, sono delle cose naturali queste. Non devi negarti niente, niente devi negarti. E questa è la via del giusto mezzo. Però la corda deve essere un po' tesa, perché se è troppo morbida non va bene. Quindi, durezza e morbidezza. Un po' di indulgenza nei confronti di noi stessi. Benissimo. Però se la corda è troppo morbida non va bene. Spero che qualcuno capisca questo video che ho messo. Poi sapete che se ci sono delle domande sono sempre ben accolte. Credo che metterò un altro video, ma stasera credo un paio, eh. Questo e forse un altro. Una buona serata.